Dopo la proclamazione di Pino Marchionna sindaco di Brindisi e della sua giunta, ora tocca anche ai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione essere ufficializzati. A presiedere la cerimonia di proclamazione dei 32 membri dell'assise pubblica, come di consueto, il giudice Antonio Sardiello. Tra i consiglieri alcune riconferme del precedente mandato, alcuni politici navigati che si risiederanno tra i banchi dell'Aula Cagliati dopo qualche anno e alcuni neofiti della politica. A tutti l'augurio del primo cittadino. Ho appena rivolto a tutti i neoeletti consiglieri non solo l'augurio di buon lavoro, ma soprattutto lo stimolo a impegnarsi e a collaborare per il bene della città. Io mi auguro, e sono certo di questo, che tutti si impegneranno nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione in maniera serena e leale per garantire alla nostra città gli interventi di cui ha bisogno per riuscire a riprendere il cammino che è stato interrotto da queste elezioni. Adesso praticamente abbiamo circa 4 mesi di stasi amministrativa, dobbiamo immediatamente riprendere le attività e procedere alle scadenze più immediate che sono alla nostra attenzione. Abbiamo anche raccolto le impressioni della consigliere comunale più giovane, la 23enne Denisa Giano del Partito Democratico, quindi opposizione, e di Raffaele De Maria, 80 anni, di Casa dei Moderati, quindi maggioranza, quale veterano tra i consiglieri. Sono molto emozionata perché è appunto la prima esperienza, la prima volta, ma sono affiancata da persone brave e competenti, come per esempio il mio partito, quindi faremo un bel lavoro. È solo un'ansia iniziale. Sono tante le sfide da affrontare in città. Sono troppe, tante anche poco, tanto inizieremo a breve e speriamo bene. Oramai da tantissimi anni svolgo questo ruolo. Questa volta l'età non è più quella della prima volta, ma io non penso che l'aspetto anagrafico è quello che contribuisce o meno all'attività dell'amministrazione comunale. Io credo che sarà sicuramente una gestione positiva, visto soprattutto come ci anima questa attività che dovremmo svolgere in questo momento, e sono molto fiducioso in riferimento a quella che sarà la gestione amministrativa, che credo che durerà per 5 anni.